Ciao e bentornati alle ultime notizie, in questo video parliamo di Il prossimo 20 maggio andrà in onda in Spagna l'ultima puntata de Il Segreto. Scopriamo l'epilogo della storyline sulla famiglia Solozabal. Annunciato per il 20 maggio il gran finale de Il Segreto. Per i fan spagnoli l'epilogo della serie è vicino, scopriamo dunque come si concluderà la storyline riguardante le sorelle Solozabal secondo il sito spagnolo Mizona TV. A causa delle botte del marito Marta perde il bambino che porta in grembo. Le urla di Ramon svegliano l'intera famiglia Solozabal, Manuela corre in soccorso della povera Marta. I segni sul corpo della ragazza confermeranno il peggio, è stata colpita e necessita urgentemente di un dottore. Il medico accorre alla villa, ma purtroppo per il bambino è già troppo tardi. Ignacio, ignaro di tutto, cerca di consolare il genero, ma Manuela non tarda ad intervenire spiegandogli che il responsabile è proprio Ramon. Anche Adolfo scopre della drammatica perdita e della violenza usata dal cognato nei confronti della povera Marta. Il marchesino esplode, rivelando così, di fronte alla moglie Rosa, ciò che prova ancora per Marta. Il De Los Visos è pronto a vendicarsi, ma qualcuno arriva prima. Donna Begona, madre di Rosa e Marta, appresa la notizia, uccide Ramon. Lo avvicina con un scusa, per poi pugnalarlo alla gola con un tagliacarte. Nel frattempo Rosa, furiosa con il marito per averla ingannata, fa ricadere tutta la colpa su di lui. A salvare il poverino dal carcere è però la testimonianza di Ignacio. L'uomo, punta il dito contro la moglie, che ammette senza pentimento, di fronte a tutta la famiglia, di aver tagliato la gola al genero. Marta è scioccata e sembra non riuscire a riprendersi, questa terribile spirale di violenza l'ha inevitabilmente segnata. Ma Carolina, l'unica destinata ad un epilogo felice, si sposa e pretende il suo aiuto. Marta è costretta a farsi forza. Ma le cose non sono ancora risolte. Ignacio, medita da giorni sul da farsi, ed è finalmente giunto ad una conclusione, Rosa e sua madre devono essere ricoverate in una casa di cura per malati mentali in Austria. Rosa impazzisce quando scopre la decisione del padre e sequestra Carolina minacciando di ucciderla. Fortunatamente Donna Begona riesce a distogliere la figlia dall'intento omicida. Ma la famiglia Solozabal è ormai spaccata, dell'unione di un tempo non è rimasto più nulla. Nel frattempo, scrivici con i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale. Addio!